Livorno, Giorgio Eller. Buonasera, Eller. Sì, buonasera, buonasera a voi e tanti auguri a tutti gli ascoltatori e presenti. Ovviamente la ringraziamo di essere con noi la sera della vigilia di Natale, insomma, è un giorno particolare un po' per tutti noi, ma stamani si è tenuta un'assemblea dei soci importante, lei è stata confermata la carica di Presidente, adesso quali scenari futuri si prospettano? Ma i scenari sono quelli. Io sento un eco che non so se mi sentite bene voi. Perfezioniamo l'audio, noi studio sentiamo, se riusciamo a Ah, perfezionare bene. un po' l'audio. Allora, i scenari sono quelli di una squadra con una situazione di classifica che tutti noi conosciamo, perciò abbiamo davanti a noi comunque una strada molto in salita, sia da un punto di vista societario che da un punto di vista sportivo. Però l'aver accettato di nuovo questo ruolo di presidente e aver, diciamo, messo a punto comunque un consiglio di amministrazione così, diciamo, unito sotto il punto di vista degli obiettivi, secondo me lascia ben sperare, fermo restando che c'è molto da lavorare sotto tutti i punti di vista, perciò facendo passare questi 2 o 3 giorni di vacanza poi inizierà, diciamo, un tour de forse è importante per la società e per la squadra. La maggioranza che si è venuta a creare quindi è quella composta dal gruppo Sicrea e AIMO con l'appoggio esterno anche dell'ex presidente Aldo Spinelli, giusto? Ma sì, diciamo, lo scenario è questo. Ora penso e tutti sono consapevoli che comunque c'è bisogno di risorse nuove e fresche. E su questo si lavorerà per, diciamo, ecco, appunto, cercare di fare quello che non ci è riuscito fino adesso, quello che non mi è riuscito fino adesso, a me un po' per, diciamo, essere stato purtroppo a casa un mese per il Covid, un po' per aver fatto una scelta, questo lo voglio dire una volta per tutti, sulla questione Carrano, che un po' ci ha deluso profondamente a tutti quanti. Ecco, su questo appunto, lei come giudica questo ingresso da parte del gruppo Carrano che poi si è risolto in un nulla di fatto perché alla fine non è stato versato niente dal gruppo Carrano, Ma tant'è guardi, che... Prego. lo giudico una situazione incomprensibile, mi sono confrontato più volte sia con Aimo che con il commendator Spinelli su questa cosa e veramente tutti quanti siamo rimasti basiti perché fondamentalmente non abbiamo visto neanche, diciamo, una volontà di dolo, se vogliamo, no? Perché magari in situazioni del genere a volte ci sono situazioni per cui magari si tende a approfittare di certe cose. In questo caso veramente neanche quello, perciò ci ha lasciato veramente tutti basiti. Però ormai è il passato, cerchiamo di pensare al futuro e a quello che c'è e tanto da fare veramente. Per quanto riguarda però tutti quei contratti che sono stati sottoscritti durante l'esperienza Carrano, penso ad esempio a Mariani, i vari collaboratori che sono stati contrattualizzati, verranno A mantenuti? parte le dimissioni arrivate dal dottor Verdolini, che ringrazio sia per il lavoro e la competenza che ha messo a disposizione del Livorno Calcio, a parte queste dimissioni, purtroppo siamo dovuti ricorrere a recessi di contratto piuttosto che annullamenti, perché ovviamente. Questi contratti sicuramente pesavano troppo sulla società e soprattutto sono stati ritenuti da questa nuova compagine non necessari, ecco. E nel dettaglio quali sono i contratti che sono stati rescissi? Beh, lo sappiamo, quello del dottor Mariani, Balestriere, Cercello, questi tre. Poi adesso faremo una più approfondita discussione con Andrea Costinelli, perché la società ovviamente intende avvalersi della sua capacità e della sua esperienza, magari cercando di trovare condizioni migliori, un po' più abbordabili per la nostra società. Ora, Presidente, l'obiettivo è concentrato sul futuro perché la classifica è alquanto preoccupante.
Ecco, ci possiamo aspettare qualche investimento in vista del mercato di gennaio? Ma io su questo voglio essere prudente perché dobbiamo necessariamente aspettare che si riunisca il primo consiglio di amministrazione che è previsto già per il 28 di dicembre. Lì si decideranno le strategie di questo mercato e si capirà cosa fare e cosa poter fare soprattutto, perché anche questo è determinante. Appunto per questo ripeto che parallelamente alle strategie di mercato e sportive va attuato un piano di rafforzamento societario veloce e di sostanza, ecco. Sempre rimanendo legato a un calciomercato, ecco la situazione dei vari ragazzi Porcino, Mazzurra e Mourinho che hanno richiesto lo svincolo. C'è stato da parte della società un tentativo per trattenerli, quantomeno fino a giugno? Ma sì, il tentativo ancora c'è, diciamo, però di fronte a calciatori che legittimamente preferiscono altre strade, è ovvio che la società non può trattenerli controvoglia, perché i ragazzi hanno le loro ambizioni, hanno le loro volontà e se si rimane a Livorno bisogna starci, specialmente per questa seconda parte di stagione. Con il coltello fra i denti, viceversa, è meglio che tutti prendano altre strade, ma anche se io continuo a sperare ovviamente di trattenere alcuni di questi calciatori. Prima di lasciare andare le faccio un'ultima domanda. Per quanto riguarda invece la fideiussione, perché ricordiamo la Lega ha respinto quella che era stata presentata inizialmente, ecco a che punto siamo? Verrà presentata a No, la breve? guardi, la devo correggere, la Lega non ha respinto alcunché, la Lega ci ha consigliato la sostituzione di questa fiduzione e noi stiamo provvedendo a questo, ci mancherebbe perché lungi da noi, diciamo, voler andare contro certe dinamiche, certe volontà, però non c'è stato nessun, diciamo, rifiuto ufficiale. Abbiamo ricevuto questo invito a sostituire perché diciamo, la banca non è gradita al 100% e su questo stiamo lavorando e in tempi brevissimi risolveremo anche questo problema. Entro la fine dell'anno? Ma penso inizio da quanto so io se ne stanno occupando e di chi se ne sta occupando, penso che i primi giorni dell'anno dovremo risolvere questo problema. Perfetto. Posso Allora, fare una una domanda al domanda da parte di Presidente? Francesco Foresi della Gazzetta dello Sport. Prego, Francesco. Sì, buonasera Signor dottore, Presidente, buonasera. una domanda sulla fiduzione. Ma perché si è voluto rivolgere alla banca austriaca? Quando in Italia ci sono tante banche. Perché, guardi, questa è una scelta di cui io, allora, ancorché praticamente se ne è occupato all'epoca il dottor Mariani fattivamente in tutta la procedura. Ma io mi sono convinto della scelta dei Bankwinter proprio perché ascoltando colleghi di altre squadre e nello specifico Arezzo e Novara mi era stato detto che con quella società e con quella fiduzione erano state iscritte due squadre di Serie C. Questo ovviamente mi ha portato a confidare totalmente nella bontà di questa fiduzione. Proprio perché magari proprio l'atto di iscrizione, che è ben più importante, come voi capirete, di quello di una fiduzione aggiuntiva al mercato, mi dava sicurezza sul fatto che questa fiduzione fosse stata bene accetta in Lega e in Federazione. Nulla poteva farci pensare diversamente, appunto proprio per questi motivi, cioè 3 mesi prima, ad agosto. Arezzo e Novara si sono iscritte con queste due fideiussioni e con questa banca Bankwinter, perciò ripeto, stiamo parlando di una banca austriaca e non delle Bahamas piuttosto che paesi esotici, una banca di un paese europeo pienamente, voglio dire, confinante con l'Italia, perciò veramente non posso pensare che una banca austriaca abbia queste problematiche, soprattutto per i motivi di cui vi ho spiegato, perché io mi sono confrontato proprio direttamente con un dirigente dell'Arezzo, il quale
prima di fare mettere questa riduzione mi ha confermato che Bank Inter aveva per loro emesso questa riduzione con la quale loro ci sono iscritti, ci si sono addirittura iscritti. Perfetto, la ringraziamo Presidente per essere stata con noi la sera, la vigilia di Natale. E rinnovo gli auguri ai presenti e agli ascoltatori e soprattutto a tutti i tifosi del Livorno, sperando di iniziare un anno ben diverso da quello passato. Ecco. Ci lavoriamo tutti ovviamente, grazie ancora, buona serata tanti Presidente. Tanti auguri, arrivederci. Arrivederci.